Milano o Santa Marta. Nel 77 è punto di riferimento per le più varie esperienze culturali della sinistra giovanile metropolitana. Oggi soltanto punto d'incontro per alcuni dei 40 gruppi rock milanesi nati nell'ultimo anno, che solo qui e in condizioni di estrema precarietà riescono a trovare lo spazio per far musica senza pagare le 10.000 lire l'ora di una sala prova. È da qui che nasce una nuova figura della condizione giovanile, la banda. La banda è un gruppo di gente, in particolare giovani, molto giovani, che si ritrovano insieme per affinità di idee, per fare casino, per fare delle cose nella città. Cattiva come dalla canzone? Sì, anche, però hai dei momenti diversi nella tua vita. Cioè, il momento in cui sei cattiva è il momento in cui vuoi avere dei rapporti più creativi, più morbidi. Però molto cattiva perché la vita è cattiva. È un problema di tutta la tua generazione? Sì, la nuova generazione è molto odiata e quindi si sente abbastanza fuori. Quindi penso sia molto incazzata e non è vero quello che dicono i più grandi di Milano, che è una generazione di fannulloni, che non pensano a nulla. Il problema è molto serio, la nuova generazione è in mano al futuro e i comportamenti di adesso lo fanno notare molto.